Lui è Fabrizio Saccomanni, ministro dell'economia italiana. In questi giorni è impegnato a spiegare agli italiani che ci servono altri soldi, altri sacrifici, perché non sappiamo come reggere il debito. In queste riprese è al G20 di luglio a Mosca. Lui è un giornalista dell'emittente finanziaria americana Bloomberg. Chiede al ministro: come pensate di ridurre il debito? Stiamo anche considerando la possibilità di vendere le nostre partecipazioni in aziende controllate dallo Stato. Eni, Enel, Finmeccanica? Sì, stiamo considerando queste. Intendete vendere Eni, Enel e Finmeccanica? Il giornalista lo chiede chiaro. Sì, risponde Saccomanni. Quando dopo alcuni minuti la notizia arriva in Italia, il ministero si affretta a smentire. Peccato che il video sia finito su internet. Un paese in vendita ha bisogno di un bancone dove esporre la mercanzia. Quale migliore occasione di una fiera? Bari, 14 settembre. Rappresentanti del Ministero dell'Economia, il capo della Cassa Depositi e Prestiti, cassaforte del patrimonio italiano, esperti di fondi sovrani e rappresentanti di governi stranieri si raccontano quanto sia urgente e essenziale vendere, o magari svendere. L'Italia è stata colpita dalla crisi più di altri paesi. Quindi in Italia oggi si possono fare investimenti e finanziamenti a condizioni molto favorevoli. Ci sono ottime opportunità di investimento in Italia. La cosa si fa interessante. Il discorso si sposta tra i fasti di un circolo privato, al riparo da occhi e orecchie indiscrete. Mentre l'Italia precipita, si organizzano incontri con uomini di banche d'affari e fondi sovrani per vendere il vendibile. E dato che l'appetito viene mangiando, gran galà nascosto nel porto. Io non mi appassiono delle privatizzazioni, anzi, le azioni vanno fatte con molta cautela perché il rischio della svendita è altissimo. E Finmeccanica, Eni, Enel, quelle sono un buttardo oppure hanno un senso? Hanno un senso, ma il problema è che non guadagni tanti, non prendi tantissima, perché ho fatto calcolo un po' di tempo fa, sono 12 miliardi, quindi secondo me è una cosa di meno di un punto di più. Lui è Lorenzo Codogno, capo direzione analisi economico-finanziaria del Dipartimento del Tesoro, in sintesi il numero uno. Ci spiega che per abbattere il debito, altro che Finmeccanica, le imprese dello Stato, gli immobili, certo, ma anche il resto, compresi acqua, luce e gas, o meglio le utilities che ogni comune gestisce per i propri cittadini. Comunque la vera parte... risorsa sono le utilities a livello locale. Lì sono veramente tanti miliardi. Il problema è che non sono nostri, dello Stato, sono dei comuni, sono delle regioni. E quindi, bisogna cambiare il titolo quinto della Costituzione e espropriare i comuni e le regioni. Sindaci, preparatevi, le aziende di servizio devono finire in mano araba o cinese, poche storie. Quindi bisogna cambiare il titolo quinto della Costituzione e espropriare i comuni.